Amici rossoneri, amici amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Mamma mia, un ritardo spaventoso. Ho finito di lavorare alle 2, ragazzi, per cui ho dovuto fare tutto in frettissimo. Ho fatto in tempo anche a passare in live sul canale DNA Rossonero TV, dove ho salutato tutti gli amici. E quindi, insomma, sono veramente con i tempi tiratissimi. Quindi, ragazzi, perdonatemi innanzitutto, ma vengo subito a salutarvi. Intanto, ragazzi, Alessandro di Bad Drivers Groane ha fatto cadere subito una
pioggia di dolarone sul canale, ragazzi, per quelli di TikTok. Ciao a tutti, ragazzi, per quelli di TikTok, se volete vedere qualcosa di più, insomma, organizzato per la live, passate su YouTube, iscrivetevi al canale, ovviamente iscrivetevi anche qua, perché poi faccio tanti video anche su TikTok come li faccio su YouTube, ma ovviamente il canale più preparato è quello di TikTok. Ma intanto mettiamo il nome dello sponsor, ragazzi, il nome dello sponsor che oggi è Alessandro. Alessandro, mettiamo subito lo sponsor perché è la prima donazione della live, eccola qua. Allora andiamo a togliere e a mettere, fai disfile, è sempre un laurà. Allora, ecco qua, mettiamo Alex, se non ci sto. Alex di Bad di, ok, così si capisce. Grande Ale, grazie mille. Ovviamente qua adesso c'ho la live che c'ho la chat che mi rompe le scatole. Vediamo se riesco a sistemarla. Ecco qua, intanto diamo a Cesare quello che è di Cesare. Dobbiamo fare tutto velocissimo perché ho iniziato in un ritardo mostruoso, ragazzi. Qua intanto saluto anche qualcuno su TikTok. Ciao a tutti, benvenuti. Allora, ragazzi, dobbiamo dare subito le formazioni perché sono le 14:51 e ovviamente tra 9 minuti si inizia con la partita. Poi voglio far ascoltare anche qualche vocale degli amici che hanno mandato il vocale, quindi dobbiamo fare tutto con la massima velocità per soddisfare tutti quanti, ragazzi, per soddisfare tutti quanti. Dunque, vediamo un po'. Intanto voglio salutarvi. Raffaele Bernardi, Giulio Garzulli, poi c'è Badr, Doriano Pellegrino, Maria Geltrude Gioffre, Sebastiano Romeo, Alessandro Santini, Roberto Denaro, Gianni Decomino, Checco, grande moderatore, Giuseppe Bondi, altro grande moderatore, Francesco Sala, Rosanna Savi, Antonella Salviati, Vincenzo Valentini, Giuseppe Bondi ancora, Irina, la mia Irina, Marco Cavalieri, Alessandro di Bedavergroane, che abbiamo già salutato e ringraziato per aver regalato un abbonamento. Quindi se volete entrate nel canale, che ci sono anche abbonamenti gratuiti spesso e volentieri. Izzy Pizzi, Mattia Mardegan, Filippo Giglia, Matteo Confalonieri, Antonella Salviati abbiamo salutata, Kautar Sraidi, benvenuta. Poi chi abbiamo di nuovo? Nike Pemaia, ha cambiato nome, prima era Nick, adesso è Nike. Poi Roberta Vitru, Antonella l'ho salutata, Dodongo e il grande Loris. Loris che ha ricevuto il cappellino in regalo del contest del canale. Magari non so se lo mette perché ormai è un berretto, infatti lo sta dicendo, è un berretto un po' pesante da mettere adesso. Comunque Filippo Giglia e Mattia Mardegan che ho già salutato. Bene Loris, non ti obbligo a mettere... Ah, Giuseppe Grasso, scusami, ciao. Vediamo un po' invece chi c'è su TikTok. Fungaioli Siculi, Calogero Marralli, Dan Sarchi, Nicola. Poi la Brace che ti Puglia. Già mia, io non ho neanche mangiato per fare la live, figuratevi voi come sto messo. Poi abbiamo Angelo 48, French 11, Alessio. Molto bene ragazzi, si prevede una grande festa sul canale, sia di TikTok sia di YouTube. Io faccio un caloroso invito a quelli di TikTok che stanno guardando di andare a iscriversi al canale anche di YouTube, ma soprattutto di YouTube, perché là se ne vedono delle belle, c'è una community spettacolare. Allora ragazzi, io vedo già dei messaggi sul numero che vedete in sovraimpressione, ovviamente per quelli di YouTube. Andiamo a vedere cosa hanno detto, vedo qualche messaggio vocale, vediamo un po'. Ecco qua ci sono tre messaggi, sentiamo. Tanti saluti dal secondo anello Blue Pity, sentiamo. Aspetta che qua... Grande dall'anello, super Piti, grande Piti. Lorella Lorenzon, ciao. Alessandro che fa cadere ancora un abbonamento gratuito sul canale, facciamo cadere i dollarones. Benvenuti anche agli amici di TikTok. E poi abbiamo Franco Pescatore, grande abbonato da 3 mesi, mitico, grande.
Vediamo un po' poi qua se c'è qualche altro, dovrebbe esserci qualche altro vocale, vediamo. Eccolo qua. Grande, grandissimo, grandissimo. A Raffaele, grande, grande, grande. Molto bene ragazzi, se qualcuno vuole mandare un altro vocale. Abbiamo ancora, quanti minuti abbiamo? Vediamo, sono le 14:56, quindi tra 4 minuti inizia la partita. Stoppiamo i dollarones, la pioggia. Grazie mille, quindi lasciamo Alex di Bad Drivers Goane, che per oggi, per adesso, è il... lo sponsor di oggi, ragazzi, lo sponsor di oggi. Ragazzi, vi devo dire le formazioni. Partiamo subito dal Milan, perché di solito volete quelle del Milan. Andiamo con le formazioni di Milan-Lecce. Allora, Milan, ci sono delle novità di formazione, ragazzi, le stanno anche facendo vedere. Comunque, Milan con in porta Maignan, numero 16, il modulo è il 4-2-3-1. In difesa, partendo da destra, Calabria con il numero 2, Gabbia con il numero 46, Tomori con il numero 23, Teo col numero 19, i due della mediana saranno Adli col numero 7, Reinders col numero 14, trequartisti, Chukwueze sulla destra che prende il posto di Pulisic, e il pupillo sarà, giocherà sulla tre quarti, in mezzo tra Chukwueze, Pulisic ovviamente il pupillo col numero 11, in mezzo tra Chukwueze numero 21 e Leao col numero 10, davanti ancora una volta Giroud. Intanto saluto Erwin, saluto Lino Rocco, Magic Mike, grande. Ecco, abbiamo tutti e due i vincitori dei contest del canale, ovvero Magic Mike ha vinto la maglietta come questa e Loris ha vinto il cappellino, ragazzi. Loris ha vinto il cappellino, molto 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 bene. Giulia tra parentesi Sara, buon pomeriggio, ciao, benvenuti ragazzi. Dai che siamo già in 50, si parte bene. Su invece TikTok siamo un po' di meno, non riesco a capire, siamo solo una decina, vabbè, pazienza. Arriveranno col tempo quando inizia la cronaca della partita. Poi Nike Pemai, un po' troppo offensivi, ma mi piace sta formazione, prevedo un over 3,5, un 4. Vedremo, vedremo. Elda Lambertini, ciao anche a te. Molto, molto bene, vediamo, deve essere arrivato un altro messaggio. Sì, vediamo un altro messaggio di. Ah, ecco, questa è una donna, Roberta. Sentiamo il messaggio di Roberta. Ciao Luca, ciao Milanisti, e niente, speriamo di andare in vantaggio, non dico subito, però i primi minuti, così ci rilassiamo un attimino. Brava. In ansia come sempre. Brava, brava. Grande Roberta, grande Roberta. Sentiamo, invece abbiamo anche Checco. Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti quanti e forza Milan. Ricordiamoci tutti, iscrizioni al canale. Bravo. E like come se piovesse. Super, bravi, forza like Milan, mi raccomando. Dobbiamo vincere per non fare festeggiare gli interisti, le verde. Lo scudetto al verde. Forza Milan, un saluto a tutti. Ciao Luca, ti saluta la Gabri. Grazie, ricambio con la Gabri e diciamo per adesso basta con i messaggi vocali, quindi giustamente dobbiamo vincere anche per non far festeggiare, insomma lui ha usato un termine un po' pesante, ma per non far festeggiare i nostri cari amici della che sono nati dopo e nati male al derby, quindi mi raccomando ragazzi, forza, dobbiamo portare a casa il risultato perché è denso di... denso di valori questo risultato, oltre insomma il semplice risultato calcistico. Intanto hanno la maglia dell'inclusione purtroppo, perché però porta bene, adesso non vorrei gufarmela, questa maglia non mi piace molto ma porta assolutamente bene. Allora Loris mi dice che sente basso, allora vediamo di alzare il volume, vediamo, scusate, forse così è meglio, ditemi se così va bene, sì. Così lascio così o se è troppo alto fatemi sapere. Dario Secchi, ciao, buongiorno, ciao Dario. Poi ho saltato qualcuno, sì, Max Garage, poi ho saltato da Maurizio De Leo. Mamma mia quanti siete già, molto bene, molto bene. Anch'io sento basso, ho dovuto alzare la mano. Fatemi sapere perché ho modificato un po' il volume, magari adesso va bene, fatemi sapere ragazzi.
Allora, vediamo se è arrivato qualcos'altro intanto. Ah, ecco, Antonella non ha mandato un audio, comunque scrive buon pomeriggio a tutti, forza, prendiamoci 3 punti, molto bene. Sì, ora va meglio, grazie Loris, grazie mille. Ragazzi, qua si sta per iniziare, quindi togliamo il prepartita e tra poco si parte, ragazzi. Partiamo noi, palla per noi. Vedo già Giroud sgambettare nel cerchio di centrocampo. Tutto pronto, ragazzi, tutto pronto. Partito, primo tempo, Milan-Lecce, 31esima giornata di campionato. Ah, ho subito la palla per Chukwueze che preferisce ripartire da dietro. Gabbia, poi passaggio indietro appena fuori dal cerchio di centrocampo per Tomori. Sponda di Teo, Adli, gioco di gambe. Indietro per Tomori. Ciao Morris, benvenuto. Cade Krstović a terra, ma non c'è fallo, rimessa laterale. Si riparte con Calabria dalla rimessa laterale per Gabbia. Teo Hernandez, bello, salta l'uomo, supera la metà campo, poi frena, intacco per Adli, apertura a sinistra per Renders, poi Leao, lancio bello di Leao a cercare Giroud in area, vediamo, palla dentro, anticipato. Allora, sempre Teo Hernandez che gli ha dato un pallone favoloso a Giroud, che però non è riuscito a prendere in tempo. Forse c'era fuori gioco, ma qua no, non c'era il fuori gioco. Rimessa al fondo per il Lecce. Grande Cautar, abbonata anche Cautar, brava. Usem Feriani, ciao. Angelo Accorso, ciao Angelo, sempre Forza Milan, ragazzi, sempre Forza Milan. Un saluto anche a tutti quelli di TikTok, Carmine Appetino, Giuliano, Matte, siamo un bel po' anche su TikTok. Alessandro Abbandonato, ciao ciao. Attenzione, tiro da fuori. Pericolo, ragazzi, Gonzales, tiro fuori di un metro dalla porta, difesa da Maignan, mamma mia ragazzi, mamma mia. Ciao Claudio Mosca, ciao Cristina, pazzesco ragazzi, fermo Maignan, Gonzales di sinistro, fermo Maignan, la palla esce di un soffio, mamma mia che rischio che ci siamo presi qua, ragazzi, che rischio. Rischio pazzesco. Attenzione, scende Adli a prendersi la palla, la passa alla sua sinistra per Tomori, poi Maignan chiamato in causa, Gabbia largo per molto pressanti quelli del Lecce, ragazzi, arriva Banda e li porta via la palla dai piedi, rimessa laterale per noi, però molto molto pressanti quelli del Lecce. Adesso si riprenderà con una rimessa laterale con le mani da parte di Gabbia. Arriva a prendersi la palla Giroud che regala un calcio, un fallo laterale. Sempre nel nostro campo, ragazzi. Attenzione, Gallo con le mani. Prende la palla Pogacic. Supera la metà campo. Prende la palla Gallo. Attenzione a Banda. Fa buona guardia Gabbia che passa la palla a Maignan. Attenzione, molto in pressione quelli del Lecce. Attenzione Tomori. Scambia con... no, passa a Teo che la dà ancora a Maignan. Si riparte da dietro. Maignan. Gabbia. Luca, hai visto che in panchina c'è Bartesaghi? Mi sa che nel secondo tempo cambia Leao per Bartesaghi. Sarebbe una bella mossa nel caso in cui andiamo in vantaggio. Gabriella Radice, ciao, Angelo Cantoni, ciao, 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 benvenuti ragazzi. Mi raccomando un bel like, un saluto anche allo Juventino Stefano Grilli.
attenzione Gabbia, Chukwueze, Chukwueze punta l'uomo, lo salta, però c'è il fallo di Banda su Chukwueze, ragazzi, che fischia con un po' di ritardo l'arbitro, ma gli si fa sotto prima Gallo e poi Banda con l'intervento falloso, e rimane anche a terra un po' dolorante Chukwueze, speriamo niente di grave. Rino Greco, ciao, benvenuto. Davide Landuzzi, ciao. Un saluto anche a tutti quelli di TikTok, ragazzi, per la telecronaca live di Milan-Lecce. Adli si occupa della punizione che parte dalla tre quarti. Palla che spiove in aria, allontana il numero 13 del Lecce. Dorgu. Largo, ma arriva prima di tutti Leao, poi si affida a Pulisic, il pupillo. Attenzione ragazzi, largo Adli per Chukwueze. Chukwueze punta l'uomo, attenzione Chukwueze. Chukwueze, bello, salta l'uomo, entra in area Chukwueze. Largo centrale per Pulisic di sinistra, tira da gol! Ed è gol! Cristian Pulisic! Capitan America, il pupillo, ed è gol! Ed è gol! E mettiamolo questo gol! Grande! Grande lavoro di Chukwueze sulla destra che si accentra, vede libero vicino alla lunetta dell'area di rigore Pulisic che riceve la palla, se la giusta è di sinistra, un bel tiro piazzato alla sinistra del portiere Falcone, ed è gol! 1-0 Milan! Ed è Pulisic che apre le danze. Pulisic. Vediamo. Non riesco a capire il... Aspettate perché devo vederlo sul cellulare. Ma a che minuto siamo il gol? Sto usando il cellulare per TikTok e non mi viene fuori. Vediamo. Ma perché non viene fuori il... Oh, eccolo qua. Ah, il sesto, ragazzi. Al sesto, così lo metto preciso, sennò... Voilà. Attenzione, ancora Leao in area, Leao, area di rigore, poi Adli che pulisce il pallone, Ternadec, tiro di Pulisic di testa, parata di Falcone, grande il pupillo, pupillo magico in questa occasione, grande, grande il pupillo, grande Marcun, benvenuto. Benvenuto Marcun, grande abbonato di lungo corso al canale, mitico. Forza ragazzi, un saluto a tutti quelli di TikTok, anche i ragazzi che stanno guardando la TikTok. Andate a fare un giro sul canale YouTube ragazzi, il nome è sempre quello, LucaZ1899. Di là vedete come ho organizzato la live, che è molto più bella. E poi c'è una community fantastica su YouTube. Attenzione, ancora Pulisic sulla tre quarti, galvanizzato dal gol. Tomori, Calabria li va incontro, poi ancora Pulisic sulla destra, largo ancora per Chukwueze. Chukwueze punta l'uomo, stavolta non ce la fa, ma guadagna un calcio d'angolo Chukwueze, grande, mitico Chukwu. Battuto già la posizione Pulisic, parata di Falcone, anche se la palla non era proprio diretta in porta, la palla comunque rimane in fase d'attacco, cerca di ripulirla Adli, scambia con Calabria, passaggio corto, poi indietro per Reinders, riga di metà campo,
si gira su se stesso, poi passaggio sulla destra per Adli, scambio fra i due, ancora Adli indietro per Calabria. Luca, non mi fa regalare abbonamenti. Non lo so, non ho toccato niente io. Vediamo. No, ci sono gli abbonamenti. Io se tocco li vedo. Anche prima Alessandro di Bad Drivers Groane li ha regalati. Intanto saluto Alberto Cecchin. Attenzione. Manovra ancora il Milan con Adli sulla mediana, passaggio orizzontale per Gabbia, poi la dà su sulla destra, riga di metà campo per Ciucuese, si accentra Ciucuese, si accentra, la sua solita falcata, ne fa fuori due ragazzi Ciucuese, fa il bello e il cattivo tempo Ciucuese, forse c'è un fallo, tiro, mamma mia, deviazione il tiro, mamma mia, il tiro di credo Leao, perché nella concitazione non ho visto bene da dove è partito Ciucuese, mamma mia ragazzi, comincia a meritare il valore del cartellino Ciucuese. Ma qua c'è il fallo però, vediamo, sì, Leao, deviazione e la palla va in calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Milan, dai ragazzi, dai. Ciao Paolo Barbanera, QWRT, oggi sei la mia Dua Lipa preferita. Grande Ciucuese ancora di testa che interviene anticipando Banda, poi la palla rimane a Pulisic che è in tutte le parti del campo, vediamo Pulisic ragazzi, grande. Mamma mia che peccato, se faceva il doppiettone veramente veniva giù lo stadio ragazzi. Grande, dai che siamo in tanti anche su TikTok. Ciao ragazzi, andate a fare un giro su YouTube e... Anzi, una cosa, quelli di TikTok, quando vanno su YouTube, che volete commentare, basta l'iscrizione gratuita ovviamente, ditemi arrivo da TikTok, così è bello capire qualcuno che fa il passaggio da TikTok a YouTube. Palla che si gioca a metà campo con il numero 29, Blin. Attenzione, Venuti, il tiro centrale, si accascia Maignan, fa sua la palla. Attenzione comunque, non facciamoci subito riacchiappare. Cristian Preci. Sì, tanta roba Cristian. Pulisic più Ciucuese, tanta roba oggi, grandi. Allora, dicevo, per quelli su TikTok, andate su YouTube e andate a vedere com'è il canale. Entrate e magari scrivete proprio ragazzi arrivo da TikTok, basta che scrivete così e così vediamo se funziona la cosa. Ciucuese oggi sembra impazzito, dice Marcun, esatto. Grande Ciucu. Leao sulla tre quarti gestisce il pallone, il suo solito cross a cambiare totalmente lato ma troppo lungo per Ciucuese che praticamente lo aggancia il pallone già fuori dal campo. Checco dice Ciucu si è svegliato, esatto. Ah, saluto Anna Tedone, non l'avevo salutata, ciao Anna. Checco, abbonato da 7 mesi, grande. Con l'abbonamento superiore, tra l'altro. Abbonamento grande amico rossonero doc, mitico. Il Zipisi Ciucuese è sempre stato così, non vi sorprendete, deve trovare la sua forma, vedrete, l'ho anche incontrato nel Villareale, ci ho parlato. Grande Zipisi. Attenzione, palla dentro sempre di Ciucuese per Giroud che gli dice passamela un pochino più bassa, vedrai che la prossima volta la picchio dentro. Non ha detto proprio così, ma l'ho interpretato ragazzi, l'ho interpretato. Attenzione, gioco sulla tre quarti. Passaggio tra Calabria e Adli e poi Calabria si arrabbia perché dice che qualcuno l'ha presa con le mani, ovviamente qualcuno del Lecce, ma non è dello stesso avviso l'arbitro che lascia correre. Krstović sponda per Banda, no scusate era Blin, Banda è di colore, se sbaglio anche questo siamo a posto.
Te Hernandez, non ti arrabbiare così con l'arbitro che poi ti ammoniscono, non ti arrabbiare che noi non siamo l'Inter, noi ci ammoniscono subito. Eh sì, c'era il tocco di mano di Banda, ma l'arbitro non l'ha segnalato. Attenzione Ciucuese punta l'uomo, retropassaggio per Gabbia, Tomori. Attenzione Adli, attenzione. Checco ha regalato 5 abbonamenti, ragazzi, pioggia di abbonamenti sul canale, pioggia di dollarones, e cambia lo sponsor di oggi, ragazzi, cambia lo sponsor e diventa Checco. Attenzione però, c'è la ripartenza del Milan con Pulisic, il solito Pulisic, largo per Ciucuese, attenzione Ciucuese, poi rallenta vicino alla linea di fondo, mamma mia che gioco di gambe Ciucuese, però poi insiste un po' troppo e purtroppo perde il pallone, ragazzi, e riparte il Lecce con Banda, poi Calabria lo spinge, fallo per il Lecce. Cambiamo lo sponsor, grazie ancora Alessandro di Bad Drivers Groane, ma adesso sale in cattedra Checco, eccolo qua, voilà. Dai che ho sbagliato qualcosa? No, ecco qua, tac. Grazie Checco, grazie mille, grazie. Ciao pizza con Galapenos. Luca, fammi gli auguri a Cautata che fa 30. Grande auguri, tantissimi auguri. Buon compleanno a Cautar. E buon compleanno anche se è domani, magari sicuramente non saremo in live, quindi tanti auguri anche a Giuse Bonde per i suoi 37 anni, grande moderatore del canale, mitico vecchio amico del canale, non vecchio per l'età perché ha solo 37 anni, quindi, però vecchio perché è da tantissimo che è sul canale. Attenzione, fase di attacco per il Lecce, riceve Kristovic. Poi scambia con Gonzales. Attenzione, cross in aria. Stava arrivando Banda. Anticipato da Gabbia, grande. Poi Calabria che sbroglia la matassa. Bello, Ciucuese in velocità. Ciucuese e viene spinto. Qua c'è il fallo. Fallo, ci starebbe anche un bel giallone qua, ragazzi. Ma non è dello stesso avviso il signor Massimi. Di non so dove, ma signor Massimi arbitro della partita. Figurati Giuse, è un piacere. Si riparte con la punizione battuta da Calabria, indietro per Gabbia. Aspetta adesso a Tomori impostare l'azione. Ciao Giorgio Pin, benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti, benvenuti anche a tutti quelli di TikTok, ragazzi, benvenuti per la telecronaca di Milan Lecce. Siamo in diretta sia su TikTok che su YouTube, canale YouTube Luca Z 1899, andate a vedere il canale YouTube che è fantastico, ragazzi. Adli scambia con Reinders, arriviamo sulla tre quarti, bello il passaggio quasi di prima di Leao, poi la cross cercato da Hernandez e guadagna un calcio d'angolo. Brillant Jonai, ciao Luca, secondo te sarebbe giusto il 2-0 e chiude la partita? Sarebbe giusto, sì Brillant, sarebbe assolutamente giusto. Sante Messina, ciao Emanuele Antognazzi. Forza ragazzi. Calcio d'angolo. Adli. Batte Adli. Palla che spiava in aria. Di testa ed è gol!
palla, Oliviero, bomber vero, spizzata di testa e c'è il gol, grande! Niente da fare per Falcone, fatemelo rivedere. Vediamo. Mamma mia, bello. Bella deviazione. Grande Giroud. Grande Giroud, Oliviero Bombervero, cavolo. Ha portato bene prima quello che ha detto che sarebbe stato meglio fare il 2-0, grande, non lasciarci mai. Riccardo Macchia, Elda Labertini, che non ho salutato ancora, Carla Ubaldini, scusatemi. Ecco, era Brilliant, grande Brilliant Jonai. Oliviero, fatemi mettere la marcatura, ragazzi. Peccato che se ne va, ragazzi. Giroud, vediamo se c'è già il... Ditemi voi il minuto, perché mi viene fuori dopo un bel po', poi sono in diretta su TikTok con l'altro telefono e quindi non riesco a farlo. Marco Vitella, ho osservato il giocatore Patrick Dorgo e adatto al nostro Milan. Dici? Boh, non lo so, non saprei. Al 20esimo dice Checco, molto bene. Ragazzi, fatemi un favore, soprattutto i moderatori, quando segna, se spero che segniamo ancora, ditemi subito il... Attenzione, intanto banda in area, tiro. Tiro del numero 29, Blin, alto fortunatamente. Perfetto. Pulisic al sesto e Giroud al 20esimo. Giuseppe Ronza, ciao Giuseppe. Perfetto ragazzi, buon sabato anche a te Giuseppe. Cristina Lenardi, ho portato bene io Oliviero il gol, gliel'ho chiamato io, grande Cristina. Dai che siamo ormai in 100 sul canale, forza! Risultato, siamo 2-0 per il Milan, lo dico anche per quelli di TikTok, ovviamente che non hanno la stessa grafica di YouTube, quindi 2-0 per il Milan, gol di Pulisic al sesto e raddoppio di Giroud al 20esimo. Vogliamo tre gol, dice Antonella Salviati, e speriamo che ti accontentano. E ovviamente accontenterebbero anche me. Prima della fine del primo tempo vorrei anche il 3-0 per gestire meglio le energie. Esatto, sì, perché poi dovrebbero far riposare i più bravi, perché poi abbiamo giovedì la Europa League con la Roma, non sarà facile. Grande gol di Pulisic, ragazzi. Davide Landuzzi. Luca, come ti trovo in TikTok? È sempre Luca Zed 1899, ma là non ci sono, non riesco a fare, cioè non è possibile fare contemporaneamente lo stesso tipo di live, là non ci sono molti effetti, invece su TikTok, sul YouTube è molto, secondo me è molto meglio. Poi quelli di TikTok li invito ad andare su YouTube per avere una grafica un po' più bella.
Hanno dato 8 e mezzo a Pioli per il lavoro svolto in quest'anno. Beh, forse 8 e mezzo è un po' tanto, però vabbè, siamo secondi, insomma. Segnale Leao sicuro, forza mi. Ma con questa impostazione di squadra lo vedo più a servire gli altri che a segnare. Però, perché con Ciucuese e Pulisic che sono molto propensi. Attenzione, è venuto il cross a tiro di testa. Gonzalez para Maignan. Niente di grave, ragazzi, niente di grave. Lo dico anche per quelli di TikTok, Milan 2, Lecce 0, gol di Pulisic al sesto, Giroud al ventesimo. E le cose vanno bene, le cose vanno bene. Attenzione, Giroud di tacco, Pulisic poi la perde, ma rientra e segue la palla Pulisic e la fa sua di nuovo, ragazzi, grande partita fin qua, almeno da 8 per Pulisic. Esatto, Cautar. Giuseppe Bondi dice: Zipisi ad oggi non siamo più quel Milan. Poi il Lecce in questa stagione rende meglio in casa. Anticipato Leao sulla tre quarti. Rimessa laterale per noi. Rimane a terra Gonzalez, non vedo male. Ah no, questa è Banda. Banda rimane a terra. Massimo CHP, buon pomeriggio. Ciao carissimo Zed e a tutti gli amici milanisti. Ciao Massimo, benvenuto sul canale. Rimane a terra Banda, spray miracoloso per la sua bellissima caviglia. Gianni De Comino, oggi sono stato a casa da lavoro, bravo. Io no, invece ho lavorato dalle 7 alle 2. Elda Lambertini, certo un terzo gol ci metterebbe più al sicuro, controllare la partita senza andare a far falle, esatto. Ciao Geppetto, benvenuto. Vediamo un po' qualche nome anche su TikTok. Giuseppe di Crescia, Antonio Luca. Gonzalez però la perde. Calabria ne approfitta. Pulisic che non ci arriva sul passaggio di Calabria. La palla però va nelle retrovie, sempre roba nostra. La prende Maignan con le mani subito per Adli. Sta bene Leao, Raffaele, Rino Greco, ok che parliamo del Lecce, però in mediana Rick con Rende, se poi sempre in tre quarti non sarebbe male. Fabrizio Pezzotti, abbraccio da Ro, zona Burba, ciao Fabrizio da Ro. Attenzione, Pongracic in possesso palla. Attenzione. Gonzalez. Ramadani. Pongracic. Cerchio di centrocampo. Largo per. No, Blen. Passaggio largo per Blin. Blen, no Blin. Attenzione! Mamma mia, di testa! Quasi involontariamente Gonzalez traversa. Mamma mia, che pericolo, ragazzi. Forse ci sarebbe arrivato Maignan, però grande pericolo. Ci sono assist, sì, il primo assist è di Ciucuese, l'altro calcio d'angolo di Teo Hernandez, direttamente in gol è andato Giroud. Attenzione, Banda. Fermato da Calabria, grande. Poi retropassaggio per Gabbia.
Maignan, si ricomincia da Maignan. Grazie per avermi seguito, Rirra 314. Grazie anche a tutti quelli che mi hanno seguito prima e non li ho visti, ovviamente. Deve essere più sveglio, dice Giuseppe Bondi. Attenzione, Tomori, finta di corpo, poi avanza con la palla. Orizzontale per Calabria, poi si appoggia ad Adli. Reinders riceve palla, la stoppa bene. Largo per Ciucuese, che è in formissima. Ciucuese. Punta l'uomo, Ciucuese. Con Gallo lo supera. Cross direttamente sul fondo di Ciucuese, peccato. Chiede scusa a Ciucuese. Rino Greco dice chiudiamo sto primo tempo. Antonio Marangotto, ciao Forza Milan. Qualcuno del Lecce già si scalda. Ciao Leon, benvenuto. Kristovic, Gonzales, attenzione, largo per Banda. Banda cerca di raggiungere il fondo. Grande anticipo di Calabria e poi non riesce a evitare il calcio d'angolo. No, rimessa laterale, grande. Ce l'ha fatta anche a messa in rimessa laterale Calabria, che anche lui vedo giocare molto bene oggi. Un saluto a Margherita Cocco. Ciao, benvenuta. Pulisic è partito sulla destra. Pulisic. Attenzione al cross per Leao. Rovesciata, lisciata per peccato. Liscio di Leao che si spatascia al suolo con la schiena. Speriamo non si sia fatto male. Attenzione. Avanza Baschirotto. Largo per Dorgu. Ramadani, cross in area, lasciano scorrere la palla in rimessa dal fondo. Ciao Pietro Narbone, Maurizio Frigerio. È vero dell'inchiesta sulla seconda squadra di Milano? Così pare, ragazzi, così pare. Facciamo il più presto possibile il terzo, dice Geppetto. Ciao ragazzi di TikTok, benvenuti. Iscrivetevi anche al canale YouTube, mi raccomando. Fallo sul numero 29 Blen. Gioco è fermo nel frattempo. Ecco, ripreso in questo momento con un calcio di punizione per il Lecce. Dorgu in possesso palla, cerca di raggiungere il fondo. Sovrapposizione del numero 12 Venuti. Sembrava che andassimo in calcio d'angolo, invece la palla è rimasta in gioco. Lo sta giocando in questo momento Kristovic. Blen, attenzione, Lecce insiste. Poi Gabbia sradica il pallone dai piedi di Dorgu. Poi per un attimo Leao. Attenzione a Leao, viene spinto a terra. Fallo. Fallo su Leao. Attenzione. Milan che vince 2-0, ragazzi. 2-0. Gol di Pulisic al sesto e Giroud raddoppio al ventesimo.
Ripartiamo. Calabria. Poi Adli. Siamo sempre nella nostra metà campo. Teo Hernandez preferisce ripartire da Tomori che si trova centrale. Adli. Gabbia. Preferisce ripartire. Un po' lungo il retropassaggio. Deve correre Maignan per andare a recuperare il pallone. Baschirotto stacca, ci regala una rimessa laterale. Alessandro abbandonato, forza diavolo lì. Leao Venuti lo anticipa in fallo laterale. Marco Vitella, ciao. Fedele Marilli, forza Milan, avanti così, grande. Tomori, orizzontale per Gabbia, la butta su per Ciucuese, poco oltre la metà campo, però raddoppio su di lui, ragazzi, e si ricomincia da Gabbia, poi Tomori, ancora Gabbia. Però vedo un po' vuoto il centrocampo, ragazzi, un po' vuoto il centrocampo. Pulisic. Bello il passaggio per Renders che non aggancia, peccato. Attenzione. Ramadani. Poi Gallo. Ramadani gli va addosso Ciucuese e commette fallo. Si abbracciano Ramadani con Ciucuese. Fair play in campo. Chiede il giallo Ramadani. Ciao Massimo Basile, benvenuto. Poi qua abbiamo Lucio, abbiamo Danilo 96, abbiamo sì, Maurizio De Leo, qua stanno giocando tutti bene in effetti. Poi ovviamente non tutti allo stesso livello, ma stanno giocando tutti bene. Intanto c'è Pulisic, ragazzi, che però perde il pallone. Lo recupera Gallo, scambia con Gonzales, poi non riesce a tenere la palla in campo, dice di stare calmi Gonzales, la rimessa laterale per noi. Dai che siamo più di 100, forza ragazzi. Mi raccomando, lasciate un like, sia voi di TikTok che voi di YouTube. Venuti anticipa Leao su un passaggio di Teo Hernandez, rimessa laterale già battuta da Leao. Renders, Calabria, detta il passaggio Renders, vede libero Ciucuese, servito, vediamo su Ciucuese se riesce a superare, no, preferisce, essendoci il raddoppio, non rischiare e passare a Calabria indietro. Ancora Gabbia, Adli, triangolo, Gabbia, poi riparte da Maignan che si trova nella lunetta dell'area di rigore. Ciao Albi Milanista, ciao, benvenuto. Gioca la palla a Falcone, portiere del Lecce. Poi Gallo. Passaggio sulla fascia, forse viene spinto. No, niente, Gonzales, possesso palla. Poi apertura. Apertura per Cristo, ma Tomori fa buona guardia con la sua velocità, riesce ad arrivare prima sulla palla, però la palla è rimasta ancora in possesso loro, solo a tre quarti. Blen, Ramadani, Pongracic supera la metà campo, lo disturba Giroud, preferisce passare a Gonzales senza avanzare. Blen, Emanuel, ciao caro, sto molto bene, anche perché siamo sul 2-0 per il Milan. Danilo 96, milanista anch'io, senza soffrire oggi, calma però, Samu Rossonero, Aiello Sasso, Pacchi, Maugeri, Peppe,
Lentini Umberto, Ermi 14, tutti gli amici di TikTok. Non mi hai mica al mio messaggio, Marco Vitella. Non lo so qual è il tuo messaggio, vediamo se vado a ricordare. Icky 1978, ciao, benvenuto. Marco Vitella, vediamo se recupero il tuo messaggio. Secondo te Dorgo nel nostro Milan più veloce che questo momento vedresti bene il nostro Milan con un po' via? Cambieresti profilo subito secondo te? A me sinceramente non lo conosco molto bene. Massimiliano Vanni, occhio Luca, a che cosa Massimiliano? Ricordi l'andata? Ah sì sì, mamma mia, fammi toccare, certo che la ricordo. Ricordi l'andata? Come siamo democratici noi milanisti, dice Roberto Roberto. Attenzione ragazzi, possesso Lecce. Baschi rotto, dietro per Falcone. Lancio lungo di Falcone. Teo Hernandez anticipa tutti, la palla rimane in nostro possesso con Reinders. Poi Teo Hernandez fa una magia ragazzi, un tunnel. Ah, peccato per il passaggio finale sbagliato. Reinders disturba Blen. Attenzione, Dorgu, Dorgu. Non riescono a portargli via la palla in tre su di lui, poi alla meglio Adli che passa la palla indietro a Maignan che applaude. Adli Reinders. Gianni, a volte esci con dei messaggi di quelle cazzate veramente incredibili. Bravo Franco Donelli. Vediamo che c'è su TikTok. Nunzio Boss, Davide 141, Benny, Alessio, Giuseppe Talotta, Antonio Catone. Grandi ragazzi, siamo un bel po' anche su TikTok. Cristovic col destro tiro, si stende Maignan e para. Piero 74 C Milan regala un abbonamento grandissimo, caduta di Dollarones. Grazie Piero, grazie mille Piero, un abbonamento regalato, vediamo. E se l'è preso Giovanni Di Mari, grande. Pierluigi al volo ma son passato, bravo Pier, metti un bel like, grande. Allora ragazzi, io mi devo segnare chi ha fatto le donazioni perché sennò poi non riesco a ringraziarli tutti a fine live. Quindi abbiamo Checco, poi abbiamo Alessandro, poi abbiamo Piero, Piero 74, ecco ci siamo. Massimiliano Vanni dice meglio se facciamo il 3-0, esatto. Grazie Piero, grazie mille. Ovviamente per adesso il maggior donatore è Checco, quindi devo lasciare lui in sovraimpressione, sapete il regolamento come funziona. Abbiamo Giorgio Pala, Valentino Della Ragi, Eugenio Di Puoto. Baschirotto in possesso palla. Supera la metà campo. Ciao Alberto Cecchin. Kristovic. Bello il lavoro di Teo. Ah, poi ha cercato di aiutarlo nella sua ripartenza di lì, ma ha avuto la peggio. Venuti sulla palla. Cross di Venuti. Di testa. Oh, botta in faccia e giallo. Rosso. 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 C'è un bel peperone, ragazzi. Peperone per Kristovic. Rosso per Kristovic.
gomitata in faccia a Chukwueze. Grande, grande, rosso diretto, grande. Sembrava il gomito, ma lui è entrato con il piede, ragazzi, piede a martello sotto il costato, grande. Anche i cronisti dicono che ci sta l'intervento. Un bel calcione, dice Marcuno84, in effetti è molto pericoloso l'intervento. Ci sta il rosso, secondo me, anche se non guarda l'avversario, però ragazzi, devi immaginarti che arriva il giocatore. Rosso per Krstović. Lecce in 10. Vediamo se è entrato qualcuno di nuovo nel frattempo. Siamo in 70 anche su TikTok e siamo in 110 su YouTube. Alessandro Lomba, Robu Cosmin, Lorenzo Tiozzo, Nunzio Boss, Michele. Come gioca Chukwueze? Mi chiedono anche su TikTok. Gioca da Dio, ragazzi. Sta giocando da Dio Chukwueze. Luca, il bello è che il presidente del Lecce si... vabbè, insomma, da là cosa può capire che il presidente del Lecce? Non l'ha fatto apposta, ma è rosso... Esatto, sì, l'ho detto appunto. Non è che lo guardava, però... Devi anche pensare che se fai un'entrata così, il pallone che arriva dall'alto, anche l'avversario arriva, quindi insomma, vabbè. Comunque dai, Lecce in 10, diciamo che almeno ci rilassiamo ancora un po' di più. Anche se devo dire che noi quando le squadre avversarie rimangono in 10 non è che ne sappiamo approfittare più di tanto, in linea di massima, però insomma. Video in diretta da San Siro su WhatsApp del... è meglio non farli vedere i video in diretta, ragazzi, poi cioè non li farò vedere sicuramente in live, poi vado a vedere se posso metterlo sul canale. Lasciate tutti il segui, ragazzi, mettete tutti il segui, iscrivetevi al canale, entrate a commentare. Ragazzi, a tutti quelli di TikTok, passate su YouTube, ragazzi, passate su YouTube e scrivetelo. Arrivo da TikTok, così facciamo un inventario, un censimento facciamo. Guardando sul numero del canale, vediamo. Lo scarico così intanto ce l'abbiamo. C'è un po' di campo comunque, vabbè, dopo lo vediamo, magari lo metto. Certo, Cautar. Un caro saluto dalla curva sud, grande Mediolanum dalla curva sud, mitico. Vediamo qua su TikTok, Tommaso, Biagio, Giagian Nonno, Raffaele, ecco anche Raffaele Bernardi, grande, è passato anche su TikTok. Ragazzi, voi di TikTok andate a fare un giro, sul canale. Sul canale YouTube, ragazzi. Bravo Pier, grazie, grazie. Fine primo tempo nel frattempo, ragazzi. Fine primo tempo nel frattempo e andiamo con il Milan Vallo. Voilà.
fine primo tempo. Allora vediamo, facciamo così, poi togliamo primo tempo, voilà, e poi mettiamo un po' di musica di sottofondo, ragazzi. Molto bene ragazzi, direi, insomma, adesso siamo in 11 contro 10, risultato di 2-0. Io direi nel secondo tempo di fare un bel gollonzo e poi insomma mettere dentro un po' giocatori di seconda fascia, tra virgolette, per far riposare la maggior parte dei giocatori importanti per l'Europa League, ragazzi, perché giovedì sera abbiamo l'Europa League, ovviamente live sul canale YouTube e magari credo anche sul canale TikTok, visto che ormai sto prendendo questo andazzo. Siamo in 100 su YouTube, siamo in 90 su TikTok, ragazzi, quindi molto bene. Sentiamo la voce di Tomori, sentiamo cosa dice. Che secondo tempo ci possiamo aspettare, visto che adesso siamo anche in superiorità numerica. Siamo 2 gol in vantaggio, stiamo giocando bene. Dice che siamo bravi a recuperare la palla velocemente. Dice sostanzialmente, se continuiamo così, insomma, portiamo a casa il risultato. Molto bene, molto bene. Grande Tomori, anche lui. Veramente, come ha detto qualcuno dei followers, che non ricordo perché non so chi l'ha detto, ma stanno giocando tutti veramente bene, tutti veramente bene. E vedendo un Milan così, insomma, un po' di rammarico c'è per il campionato, perché se avessimo... Ciao Indifida, ciao Luca Zerforzani, ciao ragazzi, anche sto salutando qualcuno anche su TikTok, ovviamente. Quindi c'è un po' di rammarico, perché se avessimo sempre giocato così, magari partite buttate via con le cosiddette piccole, le avremmo portate a casa e magari saremmo stati più a ridosso dell'Inter, quindi un po' di rammarico, però dai, insomma, pazienza, l'importante è non far festeggiare lo scudetto a quelli là nel derby, direi. Allora ragazzi, poi chi c'è? Gianangelo Celefato, ciao, benvenuto, giochino giocoso, ciao, per la prima volta si vede l'attacco che spero di vedere da quando è arrivato Ciucuese ed è in formidabile. È vero, l'attacco a me piace molto, bravo giochino giocoso, perché io credo che Ciucuese si è adattato bene sulla destra, devo dire, però Ciucuese, ragazzi, a me piace, o a sinistra, però lì ce le ha, o sono in questa posizione qua. Purtroppo o per fortuna abbiamo Loftus-Cheek che gioca bene anche lui in quella posizione, quindi vabbè, Pioli ha sempre preferito tenere Pulisic sulla destra, che sicuramente per adesso è meglio di Ciucuese, e poi lasciare Loftus-Cheek trequartista, però boh, insomma, vediamo come andrà. Luca, il grosso del distacco l'abbiamo accumulato a novembre con tanti infortuni, 12 punti ne abbiamo raccolti 2. Sì, Giuse, infatti, sì, colpa anche degli infortuni, però insomma, anche il gioco non è che era il massimo, sinceramente. Io farei anche il terzo gol per scaramanzia, visto che quello che è successo all'andata. Sì, è vero, certo, adesso siamo anche in 2, ragazzi, se pareggiamo in inferiorità numerica con un vantaggio di 2-0, cioè veramente... c'è da tagliarsi, vabbè, non dico le vene, ma su qualcos'altro c'è da tagliarsi. Giuse, ma c'è il canale te? Io ho fatto un canale Telegram un bel po' di tempo fa, che poi non ho più usato, ma se volete, se andate su Telegram, LucaZ1899, dovrebbe esserci anche il canale lì. Io praticamente ho tutto, ho Instagram, aspettate che qua mi dicono di fare una cosa su TikTok. Ho dovuto fare una verifica, se no mi chiudevano la live. Che io ho tutti i social, ho Instagram, ho la pagina Facebook, ho il Telegram, adesso ho messo a disposizione anche il numero di WhatsApp, quindi potete fare quello che volete, se volete andate, poi potete così creare voi questa community anche al di fuori delle live, ovviamente. Poi magari, non so, lo creerò anche a questo punto su WhatsApp, magari se qualcuno preferisce WhatsApp, non lo so. Però c'è il
Il canale Telegram c'è, l'ho creato, non ci sono molti membri perché non l'ho mai pubblicizzato, ma se volete andate LucaZ1899 anche là, quindi LucaZ1899 ormai è un marchio, c'è su TikTok, su ovviamente YouTube che è il primo nato della serie, poi c'è Instagram, no, su Instagram, allora Instagram è luca.d come domodossola punto z. Ti manca solo... No, cioè, ragazzi, mi sembra strano, ma c'è anche Twitch, l'ho aperto, ma poi, insomma, giusto per vedere come andava. Ho fatto una live una volta di pochi minuti per vedere come funzionava, ma così, insomma, non lo uso. Il mio grande amore è YouTube, è quello che coccolo un po' di più. E ultimamente sto facendo qualcosa anche su TikTok, visto che è molto in auge, e allora qualcosa metto su anche di là, ma... diciamo che la fedeltà assoluta è per YouTube, che insomma mi fa guadagnare anche qualche 10 euro ogni tanto, per cui insomma ci sto dando dentro un po' di più. Grazie Sonia Esposito per avermi seguito, poi vediamo se arriva qualcun altro. Ragazzi, se io dico quelli di TikTok, visto che siamo su TikTok, siamo ormai più di quasi 100 sono arrivati. Se vi va, ragazzi, di TikTok, passate su YouTube, mi raccomando. Mi raccomando, passate su YouTube. Poco da ridere, poco da dire, scusa, grande. DNRauro sono attivo, poco da dire, mina stratosferico, grande. Ecco, ragazzi, passate anche sul canale DNRauro Sonero TV, che è un grande amico con Mimmo, Giovanni, veramente gente che si intende di calcio. Quindi se volete, anzi ve lo consiglio vivamente, andate sul canale DNRauro Sonero TV. Tra l'altro ci sarà anche il post partita su quel canale, quindi andate a dare un'occhiata. Un bel canale composto da persone veramente competenti e ovviamente milaniste. Alessia Beltrami, ci sta tutto in rosso. Brava Alessia, lo penso anch'io. Magari qualcuno non l'avrebbe dato, ma secondo me l'arbitro ha visto molto bene. Poi Marco Vittella, che opinione hai visto? Dorgo, un valido giocatore, potrebbe fare la differenza al Milan. Non lo conosco bene, mi spiace Marco Vittella, su Dorgo, sta insistendo su Dorgo, ma io non lo conosco bene, quindi non ti so dire. Come la vedi giovedì con la Roma, passa il Milan? Ragazzi, allora io credo che noi siamo un filino, lo dico sempre, io credo che noi siamo un filino avvantaggiati come forza di gioco, come insomma in generale, ecco, credo che siamo più forti, però come ho già detto in varie occasioni, la Roma, dopo che ha cambiato Mourinho, quello scaldabagno coi pedali, con De Rossi secondo me sarà un'altra cosa, quindi mi fa un pochino più di timore, ecco, timore, perché lo vedo giocare bene, ma io credo che potremmo... Sono ottimista, ecco, ho un cauto ottimismo. Gianangelo ce l'ha fatto. Luca, un tuo parere sull'articolo di Tutto Sport di stamane. Sì, allora, l'articolo non l'ho letto. Ho ascoltato un po' di colleghi youtuber che ne parlavano. Su tutti ho ascoltato appunto Giovanni di DNA Rossonero TV, che insomma si sta forse scoperchiando il vaso di Pandora. Uscirà, speriamo, qualcosa di concreto, perché... è incredibile vedere una squadra indebitata fino al collo continuare a insomma farla da padrona, sia in campo che fuori dal campo, ma non farla da padrona perché gioca bene, ma anche con discorsi di aiutini, mica aiutini e quant'altro, quindi speriamo che questa cosa li ridimensioni un attimo, perché veramente se no non li teniamo più a bada. Mediolanu, magico Milan vinci per noi, grande Mediolanu, che si trova allo stadio, ragazzi, Mediolanu. Gianni De Comino dice, se ci fosse Tabarez a quest'ora il Milan avrebbe già vinto lo scudetto. DNA Paraculo TV. grande. Ciao Mimmo, Giuseppe, poi DNA uno di noi, grande Gianangelo. Il Milan avrà eliminato dall'Europa League. Gianni, però non portare sfiga anche te. Oh, sei una roba, mi sembri Mortimer, ragazzi. Non ne dici una positiva.
Davide Landuzzi. La Roma avrà titolare Dybala, Lukaku, Pellegrini, ma il Milan è comunque più forte. Esatto. Forza Rosa Nero. Ciao, benvenuto. Vediamo su TikTok chi c'è, ragazzi. Qualcuno devo salutarlo anche di qua. Sandro Ferrari. Rier 314. Michele Di Giacomo. Agatino 21. Poi chi c'è? Vediamo un po'. Milanista. Viva Italia 2020. Vito 83. Milan Roma, bisogna essere positivi, dice Rira, esatto, bravo. Poi c'è Tommaso. Ragazzi, il segui su TikTok e il segui soprattutto, perché ovviamente il mio cuore è per YouTube, quindi mi raccomando, andate tutti su YouTube a iscrivervi, lasciate un like, perché ragazzi io vedo che qualcuno forse è interista qua, perché ci sono 98 like, ma abbiamo superato abbondantemente i 100 in live, quindi qualcuno è interista, ragazzi, non va bene. Davide Landuzzi, la Roma avrà... ok, Gianangelo, se l'hai fatto Gianni De Comino, perché la pensi così, dice Gianangelo. Fatemi dare un'occhiata anche all'orario, che sono le 16.01, quindi tra poco mi sa che... Ma Gianni è interista, dice Iki. Gianni è un po' così, insomma, lui gli piace criticare. Grande Gianangelo, bella questa. Sembra Crisantemi nel film di Allenatore del Famiglia, veramente. Oh. Viene a portare una sfiga, cazzo. Vabbè. Intanto vediamo se funziona tutto. È arrivata una cristallina. Scusate, stop un attimo il microfono, però voglio capire se si può ascoltare questo video. Io l'ho messo, grande DNA, ciao Mimmo, grande. Bello il video che mi hai mandato, bello, poi vedo se riesco a farci uno short sul canale YouTube, poi lo metto anche su TikTok e via. Sono anche qui, grande DNA, Mimmo di DNA Rossonero TV anche su TikTok, grande, mitico. Allora, vediamo un po', Nike Pemai, così bisogna ammazzare le partite già nel primo tempo, sì, magari fossero tutte così le partite. Poi scusami tanto, non volevo insistere sul gioco, ma figurati Marco, non c'è problema, di cosa ti devi scusare, non c'è nessunissimo problema, anzi a volte a me capita di saltare i messaggi, quindi non c'è nessunissimo problema. Mi chiedono se si può fare multi ospite. Sì, no, posso farlo multi ospite, però non posso, perché mi si sentirebbe in YouTube e non andrebbe bene. Francis, ciao, benvenuto. La Roma alle 18 avrà una partita impegnativa con... Sì, è vero. Forse potrebbe essere una cosa a nostro vantaggio, anzi lo sarà sicuramente. Speriamo che si stanchino. Dobbiamo assolutamente cercare di passare il turno in Europa League. Vediamo se cambia qualcosa, mi sembra che non cambia niente. Alessandro Santini, ciao Luca, tocchiamo ferro, ma credo che la partita di oggi ce la possiamo complicare solo noi stessi. Arrotondiamo subito col terzo gol e poi normale amministrazione. Sì, dovrebbe andare così, speriamo. Grande Alessandro.
Sta per iniziare il secondo tempo, ragazzi. Sperando che non abbia conseguenze. Allora, già vedo Musa pronto ad entrare, ragazzi. Musa pronto ad entrare. Ma cara, Milan Vallo, ci faccio caso solo ora. Sì, è stata un'idea di Nicolò Laudicina che io ho colto il volo perché mi piace molto. Nino Fontana, Flavione, Graziano Basso, benvenuti ragazzi, mettete un bel like, seguite il canale, andate su YouTube in una grande community bellissima se vi fa piacere. Vediamo se fanno subito il cambio o se lo fanno dopo, intendo Musa. Grazie lo stesso Santini. Rosario 80 abbiamo da questa parte, abbiamo Emi. Flavione, ci credete anche? No, ma va, come fai a credere allo scudetto? Grande Checco. Alessio Leone. Dai Luca, forza Milan, dai che adesso spacchiamo tutto. Palla per Lecce adesso. Tutto pronto per il secondo tempo. Non ancora Alessandro Russo. Nessun cambio per noi. Due cambi per il Lecce che poi andiamo a esplicitare. Spero che Tomoni vi era ammonito, se no lo perdiamo con le cacchine, diciamo. Da Inter retrocessa, scudetto è nostro. Grande, grande. No, okay. Dopo ci prendiamo anche nello scudetto di cartone, allora. Falcone, petto di Teo Hernandez. Poi bello Gabbia che fa muro su Blen. Fantastico. Poi passaggio filtrante di Renders per Leao. Attenzione, Leao scompiglia in aria, poi vediamo cosa fa centralmente fuori dall'aria. Calabria, ancora Leao. Attenzione. Ah, perde palla Calabria in aria. Però bella la riconquista di Teo. Con la punta di lì la perde però. Intanto Banda è stato cambiato da Piccoli col numero 91. Adesso vediamo Gonzalez da chi è stato cambiato. Mi sembra Blomqvist. Leao, Teo Hernandez, ancora Leao, Teo Hernandez, poi Reinders, bello il salto dell'uomo Reinders, poi cade, niente di fatto, voleva il fallo Reinders. Attenzione Dorgu, venuti, cerca di tirarla su, rimbalzo, la palla è nostra con Leao, gioco di gambe, Adli, attenzione Adli, fallo di Adli. Fallo di Adri per il Lecce. Io invece spero che Tomori si faccia ammonire. Magari lo farà. Magari lo farà.
palla giocata da Gallo che la butta su nell'indirizzo di Piccoli, poi riesce a Tomori ad anticiparlo e la palla è di Maignan. Tomori, Reinders, ancora Tomori, largo per Gabbia, servito Calabria, Ciucuese sul limite della rimessa laterale ma non viene servito, ancora Gabbia, si riparte ancora da dietro, Tomori. Siamo nel corso del quarto minuto del secondo tempo. Calabria, non riusciamo a uscire dalla metà campo però. Dai ragazzi, siamo anche uno in più, caspita. Hernandez. Leao. Teo. Adli. Scende a prendersi la palla Pulisic nel cerchio di centrocampo. Poi Calabria, ancora Adli. Adli. Dai Ciucuese che ti smanaccia di là, passagliela subito, porca miseria. Calabria, Ciucuese in questo momento riceve la palla, bella la sovrapposizione di Calabria che viene servito da Ciucuese, forse c'era fallo su di lui, rimane a terra Calabria ma non ferma il gioco l'arbitro. Lecce mette fuori il pallone. Insomma, poteva esserci il fallo qua però. Rimane ancora a terra, gioco fermo. Calabria, vediamo se entrano i sanitari o se si riprende. Pietro Licuori, come mai è stato espulso Kristovic? Perché ha fatto un intervento con la gamba altissima e con i tacchetti sulle costole di Ciucuese. Rimane a terra Calabria, ragazzi. Mister Bam, Francesca Gav 79, Andrea Totaro, Ballone, Pietro Licuori. Allora se lo sì, direi che è giusto il rosso, direi che è giusto. Zoppica Calabria, stava uscendo dal campo, vediamo se ce la fa o se cambia. Intanto si sta scaldando Florenzi, Kier e Musa. Palla in possesso di Falcone. Di testa prolunga Piccoli, ma la palla va a Teo Hernandez che scambia subito con Reinders. Ha cercato la palla di ritondo Reinders, ma Teo Hernandez non ce l'ha fatta. Attenzione. No, nel Milan nessuna sostituzione, invece nel Lecce 2. Piccoli, sponda, Ramadani, Amquist, Claudio Mosca, chissà che fallo che ha fatto il giocatore del... un fallaccio ragazzi, un fallaccio. Giusto il rosso, giustissimo il rosso. Possesso palla con Reinders, sponda di Adli per Teo, ancora Adli,
Dentro, bello il passaggio per Pulisic. Subito vede libero Chukwueze servito. Vertice basso dell'area, palla dentro. Attenzione, Giroud non è riuscito a girarsi questa volta. Fallo di Adli su Ramadani. Su Ramadani. Bellissima palla di Chukwueze per... bellissima palla di Pulisic per Chukwueze. Gioco fermo. Palla per il portiere Falcone. Falcone. Calcio di punizione da ribattere. Si batterà con la palla dentro nella lunetta dell'area di rigore del Lecce. Attenzione. Palla lunga direttamente fra le mani di Maignan. Gabbia, Tomori. Tomori orizzontale per Gabbia. Avanza palla al piede Gabbia. Tomori, Teo. Attenzione Teo Hernandez, Leao. Adli, ancora Teo costretto a retrocedere dal numero 7 Anquist. Poi passaggio per Maignan. Gabbia per Chukwueze. Chukwueze si accentra. Scambia, bello lo scambio con Adli. Ancora Chukwueze. Bello il passaggio di esterno sinistro per Pulisic. Cross in aria, parata di Falcone che butta fuori la palla dall'area di rigore. Attenzione a Gabbia. Ah, viene... purtroppo li porta via la palla, però riesce a recuperare con la punta del piede, retropassa, retropassaggio per Tomori, poi Adli, ancora sponda di Chukwueze per Adli, fase concitata del gioco, Reinders, Pulisic che adesso è ancora a largo a destra dove gioca di solito. A destra, dentro per Chukwueze. Chukwueze in aria, attenzione. Ah, peccato. Guadagna solo un calcio d'angolo. No, non è Blomqvist, è Almqvist. No, Blomqvist. Altri tempi. Gabbia sembra un altro giocatore rinato, sì. Anche se non, questa non è sicuramente la sua migliore partita, però veramente bravo. Luca, non so se sei informato, ma lo sponsor dell'Inter per la prossima stagione sarà Walt Disney. Bello il lancio di Adli, stoppato male di petto da Giroud. Poi la palla per Almqvist. Attenzione, Ramadani. Apertura per sulla posizione di Almqvist che entra in area, spinta di Hernandez, regolare per l'arbitro. Grande Teo. Almqvist a terra, vediamo se si può riprendere. Attenzione, riparte Adli, attenzione Adli, Leao, 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 limite dell'area, Leao, gol! E sono tre! Rafa! Leao, grande! E surfa Leao! E surfa! E surfa! Grande Leao! Grande Leao! E sono tre!
Vediamo. Cinquantasettesimo. Confermato il gol, ragazzi, confermato 3-0. La 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 la. Leao, Leao, Leao. Amquist. Vogliamo il quarto gol, dice Antonella Salviati, grande. Adesso si può amministrare, giusto Alessandro Santini. Partiti, ripartì il Lecce. Palla per Venuti. Io direi che siccome siamo al 14esimo del secondo tempo, manca mezz'ora alla fine, direi che potremmo fare anche un po' di cambi per far riposare i ragazzi. I ragazzi. Attenzione a Amquist di testa, parata facile di Maignan. Gabbia titolare fisso, dice qui Team Zecchia. Attenzione, Teo, bello il controllo di. Bello il controllo di palla, poi Leao. Pulisic entra in area, Pulisic stoppato la palla dalla retroguardia del Lecce. Amquist, Ramadani, ancora Amquist, di prima per Piccoli. Sponda per Ramadani, ancora di prima avanti, ma fa buona guardia, cioè più che buona guardia tiene una bella posizione. Una bella posizione Calabria che la gestisce insieme a Maignan. Attenzione Leao dentro, Giroud, tiro! Mamma mia, bella Leao! Risultato, siamo 3-0 per il Milan, gol al sesto di Pulisic, al 20esimo di Giroud, al 57esimo di Teo. Milan 3, Lecce 0. Oh, mi ha ascoltato Pioli, mi ha ascoltato. Triplice cambio, ragazzi. Esce Pulisic, il pupillo, voto 8 per lui, minimo. Entra Musa. Musa col numero 80. Poi entra Kier al posto di, presumo, di Tomori o di Gabbia, vediamo. Esce Gabbia. Entra Jovic per Giroud. Adesso segna anche Jovic, ragazzi. Allora, Jovic per Giroud, Musa per Pulisic e Kier per Gabbia. Questi sono i tre cambi effettuati dal mister Pioli. Piccoli, colpo di testa con, cioè si sono picchiate le teste con Tomori, se non sbaglio. Ferma il gioco l'arbitro. Mica è botta di testa tra Piccoli e Musa, o si sono scornati proprio. Adesso si passa al 4-3-3. Palla
palla che passa sotto le gambe del portiere Falcone con il tiro di ah, caspita, è vero, perché ho scritto Teo? Ma sono rincoglionito, ragazzi, sono rincoglionito. La stanchezza si fa sentire. Grazie Antonella, grazie mille. Pensa a te, ho scritto Teo. Forse perché è stato l'assist di Teo, mi sono confuso, non lo so. Grazie Antonella. Ho anche cantato la canzoncina e poi scrivo Teo. Sono cose che capitano, ragazzi. Teo Hernandez da fuori, sinistro, traversa. Mamma mia, ragazzi, traversa di Teo Hernandez, una legnata spaventosa. Ah, Teo Hernandez tiene in campo un pallone e poi scivola. Scivola, ai 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 ai. Almqvist, Almqvist. Distorsione, distorsione per Almqvist. Ai ai ai. Distorsione della caviglia per Almqvist. Vediamo se riesce a stare in campo. Vediamo se... Mamma mia, ragazzi, che traversa di Teo Hernandez. Mamma mia, ragazzi, che legnata, che traversa. Grande Teo, che prima l'avevo dato anche come marcatore, figuratevi. Teo capitano, dice Marti, grande. Musa, bello gioco a centrocampo. Poi si gira su se stesso, passaggio per Adli, poi Teo Hernandez, Leao sponda per Adli. Ancora Teo. Scarica su Tomori, Kier. Tocca uno dei primi palloni, se non sbaglio. Poi Calabria, Ciucuese, partitone anche per lui. Retropassaggio per Calabria. Ciao Zore, grande, benvenuto. Attenzione Teo. Musa, laterale a sinistra. Leao, bello, gli rimane per un attimo. Veronica di Leao, grande, che infiamma il pubblico. Tirato a terra, tirato a terra. Grande gioco di gambe di Leao. E chi è? Messi. Mamma mia, grande. Forse ci stava anche un bel fallo qua. Un bel giallo, scusate. Forza, ragazzi! Roberto Re, ciao! Sempre Milan, ciao grande. Davide Landuzzi, l'andata in casa è un bel vantaggio. Ah, io avrei preferito l'andata là, però ci ha portato bene perché abbiamo sempre giocato in casa le trasferte. Forza ragazzi, Adli sulla palla e Teo Hernandez. Parte Teo, tiro! Mamma mia, parata di Falcone, bello, bella la punizione di Teo Hernandez. Palla che passa sotto la barriera e poi Falcone con qualche fatica riesce comunque a parare il pallone.
Che bello Teo con quel capello all'indietro, dice Elda Lambertini. Albi milanista, il presidente di Lecce ha lasciato lo stadio per l'arbitraggio. Vabbè, nessuno sentirà la sua mancanza. Tomori, possesso palla, avanza palla al piede. Adli, lì vicino, preferisce ripartire da Kier. Speriamo, Davide. Lancio di Adli, bello per la spunta di Jovic, petto di Reinders, palleggio, tiro di destro, mamma mia, palla fuori ragazzi, bravo Reinders. Grande, sì, grande, il tiro lascia un po' a desiderare però. Grande Claudio Mosca. Entra Jandré al posto di Venuti. Bravo Osore, mi raccomando, iscrizione, like, tutto gratuito. Adli, possesso palla. Adli che fermo col pallone fra i piedi. Vediamo, aspetta il movimento davanti, poi lancio a servire Jovic. Jovic in aria, Jovic, pallone lungo, si spegne sul fondo. Applaude però Jovic all'indirizzo di Adli che gli ha dato un bel pallone. Attenzione, attenzione. Chi era in possesso palla? Leao grandioso, esatto, mediolano. Segna Jovic, Antonella, vediamo, vediamo. Jandré, Almqvist in aria, meno male che è rimasto in campo Almqvist, mi sarebbe dispiaciuto, poverino. Una distorsione di caviglia. Luca, vedrai il derby romano dopo. Sì, sì, me lo guardo. Devo ancora mangiare. Mangio, mentre lo guardo, mangio. Riceve palla Musa, centrocampo. Poi si guarda sulla destra e serve Chukwueze. Chukwueze che per tutta la partita punta l'uomo e lo fa anche adesso. Poi preferisce il passaggio per Calabria. Musa ancora Calabria. Adli di prima, bello il triangolo che non si chiude purtroppo. Poi Ramadani, Ramadani avanza palla al piede, attenzione Ramadani, c'è libero Piccoli, poi sbaglia il passaggio Ramadani e la palla va in rimessa laterale per noi ragazzi. Bene Cautar, sta andando bene. Grande Antonio Azzarone, benvenuto. Max DJ Trapanotto, benvenuto anche te, grandi. Adli, bel giocatore, dice Antonio Azzarone, esatto, grande. Ternander, Leao di tacco, bello il passaggio per Musa. Botta alla schiena. Musa a terra, Baschirotto gioca il pallone, finta di piede. Madonna santa. Grande, riusciamo a recuperare un bel pallone con Kier. Poi Chukwueze, sceso a dare una mano. Peccato, bella l'idea per Leao, ma è un po' troppo lungo il pallone. Roldano di Salvatore da Caracas, grande, benvenuto da Caracas. Attenzione, l'arbitro ferma il gioco. C'è a terra ancora Musa per il colpo ricevuto praticamente ormai 2 minuti fa. Chiede lo spray magico. Fabrizio De Lenart, grande Zed, speriamo di vincere con la speriamo sì ragazzo, speriamo sì. Spray miracoloso per Musa sulla schiena. Baschirotto gli va a chiedere scusa perché è stato lui l'artefice della ginocchiata.
Milanista di Scampia, ciao, questa formazione mi piace molto, super, eh sì, bella, bella, bella formazione. A Genz Esposito manca solo un gol del Lecce per la bolletta, spero, però non mi piacerebbe che tu vincessi, sinceramente. Meglio un clean sheet. Dai che siamo più di 100, ragazzi, mettete il like. Ok Gianni, buona cucina. Corrado Milazzo, grande, ciao Corrado. La Roma farà polpette la Lazio nel derby, 90% di vittorie, dice Milanista di Scampia. Vedremo, vedremo. Alessandro Santini, grande, caduta di Dollarones sul canale, mitico Alessandro Santini, mettiamo anche lui nella lista delle donazioni, 2 euro di donazione da parte di Alessandro Santini. Grande. Però rimane lo sponsor di oggi, ragazzi, rimane Checco con i suoi abbonamenti regalati. Ma grazie di cuore Alessandro Santini per la donazione, veramente grazie di cuore. Allora, Osore mi ha mandato una foto su WhatsApp, vediamo. Allora, volevo rispondere intanto a Roberta, che purtroppo non lo so a chi chiedere per questa cosa, purtroppo non lo so, non lo so, mi spiace. Se mi viene in mente te lo scrivo, Roberta. Attenzione ragazzi, intanto una situazione di pericolo, che lei ci riesce ad arrivare in area di rigore, tira una parata di Maignan. Adesso però la palla è per Leao, ragazzi. Leao si accentra, palla dentro, bella per... Oh, viene spinto in area, Jovic cade, niente di fatto, peccato. Bella la... Molto bella l'azione. Leao sta giocando veramente bene, tra l'altro. Raffaele Donatiello, buon pomeriggio Luca, ciao a tutti. Ciao Raffaele, benvenuto. Ah, grande quella foto là, Osore, quella foto di, come si chiama quello lì, aspetta, Viola, giusto, Marcello Viola, quello che il procuratore di Milano che indaga su di noi, che va a vedere le partite dell'Inter, fantastico, pazzesco ragazzi, pazzesco. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Dopo ascoltiamo anche un messaggio vocale di Roberto Denaro. Entra Berisha col 18 al posto di Blenna. Entra Bennacer, ragazzi. Giallo per Ciucuese per l'intervento su Gallo. Esce Reinders, entra Bennacer. Allora, Bennacer per Reinders nel Milan e Berisha per Blen nel Lecce. Attenzione a Hernandez, palla dentro, Ciucuese in aria, attenzione,
Leao, Leao, ancora, ancora Ciucquese lì, sempre il limite dell'area. Tiro, c'è la mano. Ah, beh, c'era la mano, c'era la mano. La mano di Banda. O Dorgu, no, Dorgu era. Attenzione, avanza il Lecce. Ramadani gestisce il pallone nel cerchio di centrocampo. Poi Gallo a spazio, attenzione. Berisha, cerchio di centrocampo per Pongracic. Luca, voi dovete anche vincere per essere considerati nel mondo. Niente, sono morti. Ah, su TikTok stanno parlando tra di loro. Bello il passaggio per Ciucquese, ma troppo lungo, peccato. Fa comunque pollicione in su. Pollicione in su Ciucquese. Vai Tomori, fatti ammonire. Questa foto sembra la catena di Sant'Antonio, ma quale foto? Bella, questa frase mi è piaciuta di uno che ha scritto su TikTok che se nel mondo si parla di calcio si dice Milano, cioè, oh, nel mondo parlando di calcio se si dice Milano si parla di Milan, grande, merita un applauso. Siamo nel corso del 35esimo del secondo tempo, ragazzi. Milan 3, Lecce 0. Ciucquese aveva bisogno di tempo per integrarsi in un campionato molto diverso dalla Liga. È già esatto, Giuse. Grazie, Checco, poi li guardo. Leao sorge dal cerchio di centrocampo, poi crossa a cercare Ciucquese, poi Benasser di petto cerca di servire Teo, largo avanzato sulla sinistra, ma gli ritorna la palla, la gioca adesso Tomori, poi Calabria. Ciucquese, bello per Calabria l'inserimento, grande, però troppo lungo, ne approfitta Pongracic. Ciucquese, Benasser, Adli, ancora Benasser, scambio ripetuto fra di loro. Leao, bello, Jovic, sponda per Ciucquese, dentro ancora per Jovic, calcio in scivolata, poi esterno destro, ma tiri molto, molto, non imprecisi, ma lenti, prevedibili, e quindi niente gol per il numero 15 del Milan, Jovic. Palla dentro ancora Ciucquese. Ciucquese, la palla gli rimane attaccata, poi fallo. Dai che c'è il fallo. Gian Nicolavito, la telecronaca la faccio perché è questo quello che faccio sempre su YouTube. Se non ti interessa puoi andare su un altro canale, vai a guardare le fighette, vai. Vai a guardare Fra, vai a guardare Fra. Hernandez, grande, esce, standing ovation per lui. Terracciano, ragazzi. E
Era del Villarreal, Claudio. Bello il tiro della punizione tirata da Bennacer. Attenzione, Terracciano. Adli, largo per Calabria. Ciucuese riceve palla. Adli, Bennacer ancora Adli. Bello tacco di Leao a servire Luka Jovic, ancora Leao. Ha un altro tacco e qua siamo sugli re dei tacchi, ragazzi. Bello, un altro tacco di Luka Jovic, qua si gioca coi tacchi. E adesso Leao che guadagna un calcio d'angolo, mamma mia, calcio champagne, calcio champagne. Musa, Musa, attenzione, tiro. Ah, palla sul fondo. Peccato, troppo egoista Musa in questa circostanza. Terracciano deve farsi le ossa, è giusto farlo giocare. Sì, sì, sono d'accordo. Poi, insomma, sul 3-0 mancano 6 minuti. Grande, 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 grande. Mica Gianni De Comino mi fa morire. Gianni De Comino è una roba, sembra mortissima al maschile. Chi era anticipa Piccoli? Poi Musa di sforbiciata, retropassaggio per Terracciano. Vai Terra! Vai Terra! Orizzontale per Calabria. Calabria avanza palla al piede, poi Ciucuese. Bennacer, cerchio di centrocampo, ma si faccia vedere ad Lima. Mamma mia! Baschi rotto, anticipa Leao, peccato, era in buonissima posizione. È un Milan show, dice Maurizio De Leo. Luca, ti ho mandato qualcosa? Sì, lo so, Raffaele, poi lo vado a vedere. Adesso sto facendo la cronaca. Esatto, giusto dare minuti a Terracciano. Palla ancora per noi, fuori gioco di Leao, fuori gioco appena passata la metà campo, ragazzi, quindi che la punizione sarà nel cerchio di centrocampo. Come video in diretta. Dopo vado a vederli, che ecco, grande. Così se riesco ne pubblico qualcuno, se si può. Solo che sai, rimanendo sotto strike non mi fido più coi video. Fino al... mi sembra che me lo tolgono il 27 o 28 di questo mese lo strike. Si è bloccata la live qua, aspetta. Ok. C'è un complotto contro di me, ragazzi, guardiamo like, iscrizione, bravo che ecco, mi è stato rifiutato l'abbonamento. Ma sei già abbonato? Ciao Graziano Basso, ciao, buona serata. Perde il contrasto Terracciano. Jandré. Pierotti. Pierotti è entrato, non me ne sono neanche accorto. Andrea Maghel. Tiro e parata di Maignan. Pierotti.
Pierotti. Italia e Milan, dice Claudio Mosca. Andrea Magheri dice, visto gli ultimi risultati del Milan, Pioli sarà mica un buon allenatore. Pizza con Galapeni, lo scudetto non lo vinceremo, ma vincere il derby è come se lo fosse. Gianni, viene respinto l'abbonamento perché sei già abbonato. Puoi fare una donazione se vuoi, Gianni. Dai, 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 dice Francis, grande. Graziano Chiorino, grazie del segui. Grazie mille. Tracollo Bayern in vista, gli dice Zipisi, perché? Attenzione Musa, sulla tre quarti. Altro passaggio per Benasser. Perde la palla Kier. Adli. Calabria che si è sparato tutta la partita. Calabria ancora. Ciucuese largo per Adli. Vediamo se finge il cross Adli. Poi indietro per Calabria. Adesso Benasser. Attento. Benna. Perde palla Berna. Attenzione. Piccoli ne approfitta. Poi bello anticipato col colpo di tacco Kier. Col tacco anticipa Piccoli Kier e la palla è ancora nostra nel cerchio di centrocampo. Terracciano scambia con Benasser, ancora Benna. Forza ragazzi, Adli. Benasser largo a sinistra per Leao. Vai Leao, vai Leao, vai Leao. Bello dentro per Terracciano. Terracciano, vediamo se riesce a fare qualcosa. Bello, si gira. Dietro per Benasser, di prima per Leao, dentro per Musa, tutto il gioco di prima con Adli, bello, Calabria, oh! Cazzo, ma anche tu Calabria, Jovic va verso destra, gli passi a sinistra. 4 sono i minuti di recupero. 4 sono i minuti di recupero. Tutti a Roma dicono di qua, De Croo 84. Ramadani, possesso per il Lecce che magari spera almeno di fare il gol della bandiera, ma speriamo che non lo faccia. Grande Gianangelo. Possesso ancora per il Lecce che ormai non ha più niente da dire. Ancora possesso per il Lecce. Ramadani gestisce la palla. Su per Almqvist. Adesso Breck, ah peccato, si butta fuori la palla Terracciano. Jeandré con le mani. 2 minuti e 20 già dei 4 di recupero sono passati. Mamma mia! Passaggio corto per il portiere Falcone. Luka Jovic ha spaventato la retroguardia. Stava anticipando il difensore, grande. Almqvist si accentra, palla dentro. Sponda di Piccoli, ancora Almqvist. Lo disturba Terracciano che lo segue. Si va fino dall'altra parte del campo. Beriscia, striscia la Beriscia. Alessandro Santini dice che Comino torna sul pianeta Terra. È grande.
attenzione, Piccoli di testa, tiro lento e la palla va fra le mani di Maignan. Palla fra le braccia di Maignan che la dà a Kier, poi a Dli. Stiamo solo aspettando 30 secondi che finisca la partita. Musa, Terracciano, Bennasser. Manca 20 secondi alla fine, penso che fischierà puntuale l'arbitro perché non ci sono state ulteriori perdite di tempo. Musa perde la palla, poi la recupera. Musa si fa tutto il campo in orizzontale, poi il passaggio per Calabria sulla tre quarti. Calabria si accentra, lascia la palla a Ciucuese. Lecce che fa un contropiede, poi Ramadani di spalle, ma non c'è più tempo, la partita finisce qua ragazzi, 3-0 sul Lecce. E siamo a più 9 momentaneamente sulla Juve ragazzi, bellissimo. Ok, mettiamo un po' di musichetta. Perfetto, ragazzi, ci siamo, l'abbiamo portata a casa. Dai che manteniamo il rollino di marcia. E adesso bisogna vedere cosa farà la Juve. Potremmo andare, sperando, potremmo andare anche a più 9, ragazzi, mamma mia. E blindare il secondo posto. Qualora non lo fosse ancora blindato, possiamo anche mettere dentro poi Camarda titolare la prossima volta, se andiamo a più 9. Molto bene, Rosanna Savi dice vai, Claudio Mosca alla faccia di Gianni. Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti, forza Mina, dice Alessandro Santini, ciao. Spero che contro il Sassuolo non si faccia ammonire Tomori, oppure che Pioli faccia giocare. Io spero appunto che faccia giocare un altro, ragazzi. Antonella Salviati, un Milan stellare così giovedì contro Roma, speriamo ragazzi. Alla faccia tua, dice Gianni De Tomi. Speriamo che la Fiorentina ci dia una mano. Molto bene. Allora ragazzi, io vedo che su TikTok finita la partita, gli amici sono andati, quindi chiudiamo su TikTok, tanto ci sono solo due, saluto questi due che mi stanno guardando. Siamo arrivati a più di 100 anche su TikTok, molto bene, ma ora chiudiamo la diretta. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo per la prossima live, terminiamo questa. Molto bene. Perfetto. Allora vediamo se qualcuno ha mandato dei vocali, adesso ci concentriamo solo su TikTok. Sì. Sentiamo solo su YouTube, allora vediamo. Allora qua ci sono dei video. Ah, guarda Raffaele con la maglia, che bellissima. Sentite Raffaele? Grazie a te Antonella. Grande Raffaele che mi ha mandato anche il video, super. Grazie Raffaele. Poi vediamo. C'è un vocale di Checco. Ciao Luca, ciao a tutti. Grande vittoria, prestazione ottima di Ciucuezze. Grande, si è risvegliato, meno male. Puntiamo su di lui, adesso andiamo a conquistare Roma. Grande. Nel senso, giochiamo a Milano, però poi dobbiamo andare a conquistare Roma. Ricordatevi tutti i like, grande Luca, grande diretta e forza Milano. Grazie Checco. Tutti quanti e buona domenica. Grande Checco, grande. Allora se qualcuno vuole mandare un vocale,
ancora qualche minuto stiamo in live e poi direi di chiudere questa bellissima diretta con questa bellissima vittoria importante, anche se siamo stati un po' facilitati dall'espulsione di Kristovic, che tra l'altro c'era assolutamente, però bella vittoria. Qualche messaggio ancora, qualche vocale se qualcuno vuole mandarlo. Intanto leggiamo qualcosa. Zipizi, giovedì qualcuno ci guarderà dal divano piangendo, noi sorridendo dei nostri ragazzi nel bene e nel male. Forza rossoneri, bravo Zipizi. Informidabile il Milan, grande Amen. Massimo CHP, ottima partita da parte di tutti, bravo anche a Pioli che ha schierato 11 compatto, sì, direi di sì. Peccato per aver sperperato troppi punti, altrimenti eravamo incollati e cartonati. Sì, bravo, giusto, quello che dicevo io anche a metà live. Un abbraccio a tutti, si gode, dice Osore. Pietro Narbone, ciao giovedì. Il Milan non faceva 7 vittorie di fila dal 2005. Ah, è vero, con Ancelotti, se non sbaglio. Gianangelo ce l'ha fatto, Maurizio non penso proprio, questo si riferiva a Maurizio. Stefano Bonelli è passato a trovarci, grande Stefano, molto molto bene ragazzi. Grande Raffaele, sul video stai benissimo, bravo Raffaele. Poi c'è Mario Zappa, grazie Luca e sempre forza Milan. Grazie, ah Maria, scusami, Maria Zappa, scusami. Maria Zappa, grazie mille, grazie a te ovviamente della presenza. Stefano Bonelli, Zed, hai il numero di telefono, le ultime cifre sono l'anno di nascita del CAI. Sì, l'ho fatto apposta, ragazzi. È ricercata la cosa. Non capisco perché Teo è sceso in panchina. Beh, per farlo riposare sostanzialmente. Una buona domenica a tutte, forza Milan, grande Checco, grazie a tutti. Allora, io devo ringraziare, allora, Checco che oggi è stato lo sponsor della diretta con gli abbonamenti, poi Alessandro di Bad Drivers Guani, anche lui ha regalato abbonamenti, Pietro 74 a Cimina, lui ha fatto la donazione, Alessandro Santini che ha fatto la donazione, veramente grazie di cuore a tutti questi qua che hanno fatto una donazione in un modo o nell'altro al canale, veramente grazie. Ma poi ringrazio tutti i moderatori, tutti gli abbonati al canale, tutti quelli che sono venuti a trovarmi e quelli che hanno semplicemente, ma non per meno importanza, lasciato un bel like di sostegno al canale. Grazie mille. Ragazzi, io chiudo perché ho una fame bestia, sono contentissimo di questa bellissima vittoria. Vado a mangiare e ci vediamo nei video sicuramente, ma dal vivo ci vedremo giovedì sera dalle, credo, 20:30 sul canale per Milan Roma Europa League, ragazzi. Vi lascio a tutti, grazie di cuore ragazzi, veramente grazie di cuore, buon sabato, buona domenica per domani, iscrivetevi e azionate la campanella per essere avvisati dei video e delle nuove live, mi raccomando. Tante belle cose a tutti, è stato un piacere. Forza Milan ragazzi, forza Pulisic il pupillo, forza Giroud che anche se andrà via lascia sempre la sua zampata vincente nelle partite, forza Leao, grande Leao Meravigliao, anche lui ha messo lo zampino oggi, tra l'altro una partita strepitosa. Domani farò, credo che sì, domani posso farle perché ho tempo, farò sicuramente le Z pagelle, quindi iscrizione, like e campanella attiva per essere avvisati delle Z pagelle. Ciao a tutti ragazzi, vi voglio bene, ciao ciao, un abbraccio e alla prossima. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.
show any fear. I've been flying from town to town. Protect your soul.